Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Questa settimana è praticamente dedicata al viaggio che io, il maritino e il nostro canino Tuco abbiamo fatto in Trentino per il Ponte dell'Immacolata. Difatti siamo stati ai mercatini di Natale, eravamo a Bressanone, abbiamo visitato anche i mercatini lì intorno. Comunque, se non avete visto il vlog, ve lo lascio qui perché insomma merita. E niente, appunto mi ricollego a quel video perché in questo vi voglio far vedere che cosa ho comprato ai mercatini di Natale. Ho pensato fosse carino condividere con voi i miei acquisti per farvi vedere come mi sono orientata in questi mercatini che sono ormai famosi in tutta Italia, e inoltre vi farà piacere sapere che non vedrete nessun articolo sponsorizzato, quindi non ci saranno orologi Daniel Wellington, non ci saranno capsule o tè dietetici, non ci saranno invii dalle grandi case produttrici che mi hanno sommersa di roba solo per farvi avere uno sconto e farvi vedere quello che loro vogliono che io vi faccia vedere. Quindi insomma spero che anche l'autenticità e comunque la semplicità di questo video vi possa piacere. Niente, parto subito, gli articoli non sono tantissimi, comunque iniziamo. Il primo articolo che vi faccio vedere è ovviamente una cosa da mangiare, e sto parlando dei bastoncini, classici bastoncini natalizi che ormai si vedono ovunque. Allo stesso banco ho comprato anche una mela caramellata che ovviamente ho mangiato immediatamente, ma se avete visto il vlog ve la ricorderete. Comunque questi li prendo quasi tutti gli anni, da una parte mi piace mangiarli semplicemente così, anche se sono... chiaramente è tutto zucchero, quindi insomma risultano un po' pesanti dopo un po', e quindi un'altra maniera molto carina per utilizzarli è quella di mescolarci le bevande, quindi il tè, la tisana e così via. Potete appunto mettere questo nella tazza e mescolare, il calore dell'acqua farà sciogliere lo zucchero e la bevanda diventerà zuccherata grazie a questo, insomma. E niente, chi di voi è innamorato di questi bastoncini? Rimaniamo in tema cucina. Ovviamente non potevo tornare a casa senza prendere del tè. Io lo prendo praticamente sempre dove vado. L'ultimo tè che ho avuto è quello del viaggio in Irlanda, e ancora insomma mi è durato tanto perché erano tre belle scatole di tè. E niente, per l'appunto, ogni volta che vado in un posto dove so che il tè viene fatto ad hoc, quindi nella maniera più naturale possibile e quindi anche più saporita possibile, lo devo prendere. Anche in questo caso quindi l'ho preso ad un banchino dove venivano ovviamente confezionati direttamente dalla famiglia che gestiva il banco. Ecco qua quelli che ho preso, sono Aromatisierter Schwarze Schnehal Schlacht. Capito? Comunque dietro c'è la traduzione ovviamente, e è tè nero alla mela al forno. Ingredienti: tè nero, tè verde, mela, pezzi di mandorla, cannella e aroma. Sicuramente sarà buonissimo, ancora non ho avuto modo di provarlo perché in realtà ho voluto tenere il pacchettino intatto anche per farvelo vedere, ma sono abbastanza sicura che mi piacerà. Altro prodotto totalmente handmade è questo qui, che è una cover per il cellulare, fatta di questo panno del quale ora completamente mi sfugge il nome, comunque se mi torna ve lo lascio scritto. Comunque per l'appunto anche questa è fatta a mano, c'è scritto dentro, c'è un cartellino con scritto handmade ed è oltretutto made in Sud Tirol, quindi proprio più caratteristico di questo non c'è niente. C'era ovviamente vari disegni, io ho scelto questo perché mi piaceva moltissimo la renna, quindi volevo che mi ricordasse il fatto che ero stata per l'appunto in montagna e mi ricordasse comunque il periodo invernale. Ho preso la dimensione più grande perché il mio telefono, eccolo qua, è abbastanza grande e quindi era l'unica che me lo insomma, poteva contenere. E io l'adoro perché è morbidissima e appunto protegge il cellulare in una maniera impeccabile, e soprattutto per l'appunto all'interno della borsa. Rimango nel tema caldo per parlarvi anche di un altro acquisto che invece sto indossando in questo momento, quindi le prendo. Eccole qua, le mitiche ciabattine. Allora, questi sono, ci sono tantissimi banchi, è praticamente tutto pieno, tutti i mercatini insomma sono pieni di queste ciabatte, più o meno elaborate,
in stili diversi e così via, insomma. Io ho scelto queste perché prima di tutto avevano la suola in questa maniera, quindi è più resistente e so che mi dureranno tanto, perché quelle con la suola comunque di stoffa, in ogni caso a forza di usarle le utilizzo in inverno solo, ecco. Inoltre queste avevano anche, come vedete, tutto il pelo all'interno che tiene il piedino bello caldo, e anche in questo caso c'erano anche senza questo pelo, quindi soltanto di stoffa. Però per 2 euro di differenza, perché alla fine venivano 25 quelle senza pelo e 27 quelle con il pelo, ho scelto chiaramente queste e sono sicura che le userò tantissimo perché la mia mamma anni fa le ha comprate a uno di questi mercatini e ancora oggi le usa, quindi sono in condizioni impeccabili. Oltretutto vi garantisco, dato che queste le ho portate in questi giorni, sono anche comodissime, quindi sono l'acquisto più azzeccato. Sicuramente tornassi indietro, ecco, queste le ricomprerei altre 1000 volte. Altra cosa che abbiamo comprato e che si aggiunge ad una collezione che facciamo da tanto tempo è questa piccola statuetta, ecco. È di legno, realizzata, praticamente mi è stato spiegato che viene realizzata una bozza della struttura da una macchina che comunque viene manovrata da un uomo e poi chiaramente a mano viene rifinita, e le altre statue che erano presenti in quel banchino ed erano dipinte erano state dipinte a mano. Perché abbiamo scelto questa statuetta? Perché si aggiunge ad una collezione che stiamo portando avanti da diversi anni nel Maretino, praticamente da quando ci siamo messi insieme, ovvero quando andiamo in vari posti, vari luoghi del mondo, quando troviamo delle statue che rappresentino una coppia, quindi un uomo e una donna che si baciano, si abbracciano, che semplicemente stanno uniti e così via, noi le compriamo. Ne abbiamo per esempio una di lava del vulcano di Santorini, ne abbiamo una di vetro di Murano, abbiamo Romeo e Giulietta di Verona, abbiamo una fatta con legno di olivo di un'altra isola greca e così via, insomma ne abbiamo veramente tante, più grandi, più piccole, che rappresentano, che insomma sono legate ai luoghi che abbiamo visitato. Quando abbiamo trovato questo, dato che ovviamente nelle bancarelle del Trentino tantissimi sono le statuette che rappresentano ovviamente il presepe, quindi la Sacra Famiglia, però noi cercavamo qualcosa del genere, dove ci fosse per l'appunto una coppia. So che prima o poi arriverà anche un bambino per noi, però per il momento, anche un po' per scaramanzia, continuiamo a prendere statuette dove per l'appunto c'è soltanto la coppia, come siamo poi in questo momento. Io la adoro, la trovo veramente meravigliosa in questa posizione che poi forma, come vedete, un cuore, e niente, l'abbiamo aggiunta alla nostra collezione. Infine, ultimo acquisto, ma prettamente natalizio, non poteva mancare la classica pallina di Natale. In questo caso l'abbiamo presa di vetro, con questa rappresentazione che è semplicemente una casetta con degli alberi innevati intorno, e niente, ha questa forma un po' a punta, a me piace moltissimo, e non potevamo ovviamente lasciare i mercatini senza aver preso una pallina di Natale per ricordo. È normale, ne abbiamo diverse in realtà, anzi ve le farò vedere prossimamente nel video delle decorazioni natalizie che ho in casa, perché per l'appunto abbiamo delle palline alle quali siamo particolarmente affezionate, che abbiamo preso in determinati luoghi, e quindi anche questa si aggiungerà a quelle. Registro adesso, anche se mi sono cambiata, il finale di questo video, perché nella mia testa mi sono concentrata sul mostrare, cioè riprendere i vari articoli in maniera dettagliata, insomma, davanti alla telecamera, e mi sono dimenticata di filmare il finale del video, quindi vabbè. Questo è appunto, questi sono tutti gli acquisti che ho fatto in Zio Tirol o comunque in Trentino ai mercatini di Natale, quindi fatemi sapere se vi sono piaciuti, se vi interessa qualcosa, se avete visto i mercatini, come vi sono sembrati, cosa avete comprato, insomma sbizzarritevi nei commenti, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!